800-900, Conrad, però insomma, se adesso diciamo lo scrittore del secondo, lo scrittore scrittrice del secondo Novecento sostanzialmente sono delle persone che stanno dentro la stanza e scrivono, quindi sono pochi, diciamo così, quindi sono anche, è anche difficile immaginare di trasformarli in delle star, diciamo così. Non, se, veramente non mi viene in mente, forse Truman Capote, ecco, forse Truman Capote è stato l'ultimo scrittore che è stato dato in pasto come personaggio pubblico, è stato mangiato dalla sua celebrità, mangiato dalla stampa, mangiato proprio distrutto dalla sua grandissima fama. Forse diciamo lui è l'ultimo che mi viene in mente. Adesso diciamo quelli. E François Sagan è sicuramente uno di questi. E poi è una donna, e poi era molto giovane, per cui c'era molta roba in più. E non era bella. E questo è un altro fatto interessante. Truman Capote era bellissimo. Truman Capote quando inizia a scrivere, quando era un ragazzino, aveva una bellezza sfolgorante. Poi appunto lui compie un'operazione masochista violentissima su se stesso, simile a quella di François Sagan, anche lì con droghe, alcol, fino a trasformarsi in una specie di orrendo nano grasso, deforme, come è negli ultimi anni della sua vita prima di morire. E invece François Sagan non era bella, era una spugnizza, appunto, come dicevo, non era neanche una donna, cioè era un personaggio transgender in qualche modo, era un ragazzino come sarebbe appunto piaciuto a Elsa Morante, cioè era veramente il ragazzino, quello appunto del mondo salvato dai ragazzini, cioè era appunto era una specie di creatura efebica e pura che si buttava, diciamo, in qualche modo a braccia aperte nel mondo per farsi mangiare. E quindi questa è stata anche, secondo me, una delle sue grandissime, una cosa che gli ha dato molta forza e che l'ha trasformata, l'ha fatta diventare un personaggio così interessante, diciamo, all'interno della letteratura, tanto da far dimenticare i suoi romanzi, e come vi ripeto, molti dei quali sono molto belli, in particolare con il suo sistema, molti dei quali sono molto belli. Beh, in Italia è vero, questa cosa succede di meno, no? Che lo scrittore diventi personaggio, anche se è una tendenza sicuramente imposta un po' anche dal mercato negli ultimi anni, però ecco, ci sono poche occasioni. Lalla Romano, per esempio, ha una vita effettivamente piuttosto quieta, delle gravi perdite, che sono le perdite che però possono capitare nella vita di tutti quanti. A un certo punto muore il marito, questo figlio così amato e però appunto così crudelmente anche raccontato le fa un nipote, Emiliano, e anche su quello lei scrive, impedisce. Quindi insomma, però ha una vita tutto sommato serena. Una delle cose che lei fa, per esempio, per lunghi anni è insegnare, poi a un certo punto lascia la scuola nel momento in cui si è staccata, è ormai anche abbastanza avanti negli anni, e però finché è stata a scuola ha per esempio insegnato a scrivere e si è ribellata contro l'ordinamento scolastico italiano, per cui non dava i temi in classe. E qui io mi sono molto molto identificata, mi sono sentita molto bene quando l'ho letto, perché effettivamente non dando i temi in classe lei faceva scrivere i diari ai suoi allievi e poi dopo non ne parlava in pubblico, ma ne parlava singolarmente con ognuno di loro, in qualche modo inducendo ciascuno a scrivere in maniera più autonoma e libera. E questo è già, come dire, un aspetto che dice insomma di Lalla Romano, come dire, la capacità anche di trasmettere in qualche modo generosamente quello che lei sa fare così bene. E poi fa una cosa che è frequente, insomma, negli scrittori, fa un'opera di traduzione, che però ci riporta nuovamente qui, perché il primo a chiedere di tradurre qualcosa è Cesare Pavese, le chiede di tradurre Le Trois Contes di Flaubert, e poi dopo, lei molto più avanti negli anni, tradurrà invece L'Educazione Sentimentale. E traducendo i Trois Contes comincia, e qui ti voglio portare invece su un tema diciamo più stilistico, comincia a pensare appunto di scrivere narrativa, e lì effettivamente si deve confrontare con la materia che ha. Leggendo Lalla Romano veramente ci sono molti studi su di lei, i più importanti di Cesare Segre, ma tanti tanti altri, si ha l'impressione di osservare una prosa che fino a quel momento forse non esisteva in Italia, una prosa molto breve, molto sintetica,
sincopata, fatta di punti, talvolta di punto e virgola, questo sconosciuto che ormai per noi è purtroppo uno sconosciuto, ma è una prosa limpida, lineare, senza però avere, diciamo, la freddezza geometrica che avrà la scrittura di Italo Calvino, perché invece è una scrittura tutta interna, tutta fatta di percezioni fisiche, però sempre molto breve, molto sintetica, per cui rileggere le parole tra mai leggere è un esercizio straordinario. E lei stessa, tra l'altro, quasi in coro con la scrittrice di cui ci occupavamo la volta scorsa, che era Alba de Céspedes, che raccontava per noi Sandra Petrignani, dice questa cosa, ma in fin dei conti fondamentale, importante, che poi uno si dimentica, che lo scrittore è il suo stile. La trama sì è importante, ma la trama, come dire, struttura, è l'hardware, quello che fa lo scrittore è il software, è lo stile, è la capacità di dire le cose. Anche se noi la leggiamo in traduzione, però insomma qualcosa magari anche sullo stile di François Sagan, per chiudere, che ti senti di raccontarci? Ma senza aprire appunto un capitolo complicatissimo, però volevo dire una cosa a proposito di questo che dici tu, scusate perché non vengo in bocca, scusate. noi bambine, cioè noi scrittrici, noi che ragazzine che ci siamo innamorate della letteratura e che quindi siamo andate a cercare nella letteratura le scrittrici donne, ovviamente, ma non per una questione di genere, ma perché raccontavano delle cose nelle quali ci identificavamo con maggiore facilità, non che non leggiamo i maschi, cioè voglio dire Galletti, a differenza dei maschi che invece leggono poco le donne, ma noi li abbiamo letti tutti, però quando siamo andati a cercare la letteratura femminile, la mia generazione, ma tutte le varie generazioni di letteratura, quando sono andate a cercare le donne, abbiamo trovato le mistiche, come dicevo prima a proposito di Elsa Morante, abbiamo trovato una corrente molto precisa di letteratura che appunto anche stilisticamente non somiglia affatto a quello di cui sta parlando lei appunto, ma è quella che poi è anche la Ortese, che sono tutte le grandissime scrittrici, per carità, appunto da Simone Weil in poi, cioè quelle che insomma in qualche modo hanno messo nella letteratura uno stile che in qualche modo faceva scopa con questo misticismo invece diciamo del contenuto in qualche modo. E per carità le abbiamo amate, le abbiamo lette, le abbiamo amatissime, però in qualche modo a noi, per noi è stata appunto, dico noi perché credo di essere rappresentante di una categoria, ma posso dire anche io, cioè aver scoperto che invece c'è una letteratura femminile che appunto è un po' più sotterranea rispetto al canone, perché in qualche modo è confinante, come dicevo prima, no? Perché è confinante con, ha un confine meno netto con la letteratura. Parlo di cose che probabilmente non hanno senso anche per me, cioè non credo che esista una letteratura femminile o una letteratura maschile, però scrivo, esiste una letteratura scritta dalle donne, una letteratura scritta dagli uomini. E in questo senso, secondo me, Sagan e Romano in qualche modo sono appartengono a una categoria che a me appunto in qualche modo mi ha emancipato da quel misticismo lì. Cioè sono queste sono delle scrittrici che raccontano, appunto, come dice lei, non è il contenuto, cioè non è quello che racconti che fa lo scrittore, ma è quello stile lì. Cioè uno stile che a un certo punto ha il coraggio della ferocia, ha il coraggio della brevità, ha il coraggio di non nascondersi in qualche modo dietro quella complessità che certe scrittrici, come ripeto, grandissime scrittrici come Morante o Ortese mettono in campo. Cioè una scrittura che è in qualche modo come una lama, che questa lama appunto dal punto di vista stilistico corrisponde a quella che io diciamo per semplicità chiamo laicità, che è una parola che significa poco, però diciamo una laicità in senso ampio, cioè sono delle scrittrici che sono sia Lalla Romano che François Sagan che altre che abbiamo amato e che sono appunto le monelle che ci sono sempre piaciute in qualche modo, non appunto raccontano, uso delle parole che sono ovvie, ma insomma per dire, cioè raccontano la fisica e non la metafisica. E raccontando la fisica e non la metafisica, ovviamente si racconta la metafisica, così come raccontando la metafisica si racconta la fisica, ma l'idea è che partire dalla fisica per raccontare la metafisica del mondo, o anche per non raccontare la metafisica del mondo, ma per inciampare
nella metafisica del mondo, è in qualche modo patrimonio genetico maschile. Questa è l'idea. Mentre per noi aver trovato delle scrittrici donne che partivano da un racconto, e questo, ripeto, non è soltanto contenutistico, ma è soprattutto stilistico, quella fisica là, quella fisica anche del... quella fisica della frase, quella fisica della parola, quella fisica appunto che è quella di cui parlava Antonella prima, cioè che è quella fisica del singhiozzo, cioè quella fisica di, una, di uno stile appunto che non si nasconde in qualche modo, che è diritto, quella appunto, quella laicità e quella fisicità dello stile per me sono state fondamentali, e in questo queste due scrittrici sono in qualche modo simili, e non è un caso che invece sono quelle che sono questo tipo di scrittura qui, come diceva anche lei, la Romana per esempio, sono delle scrittrici che si impongono nel canone letterario con maggiore difficoltà. È vero. Infatti è molto difficile, adesso poi lasciamo, come dire, apriamo il dibattito, è molto difficile per esempio che siano stati letti questi libri ma a volte anche da altre persone della nostra stessa generazione, paradossalmente. Prima che si apra un attimo il dibattito su tutto questo, perché penso che molti argomenti siano stati sollevati e che ci siano sicuramente questioni e osservazioni, tra l'altro so che alcuni in sala, per esempio Maria Carmen Morese, come dire, si è laureata sull'Alla Romano, quindi insomma, no, solo studiato. Il dottorato, pardon, ho detto una cosa imprecisa, quindi insomma voglio dire, può chiedere dire soprattutto più che ben di più. Prima di aprire questo dibattito io vi comincio a ricordare, prima che tutti si muovano, che il prossimo incontro è venerdì 12 aprile, ancora una volta qui, su Georg Buchner e Annibale Ruccelli, avremo con noi il professor Aldo Masullo e il maestro Roberto De Simone, quindi sarà un incontro particolarmente importante, tra l'altro coincide con i 90 anni del professor Masullo, quindi finiremo sicuramente con una torta di compleanno questo magnifico incontro, poi ve lo riprenderò di nuovo alla fine. Però, scusate la parentesi, e vediamo se tutte le sollecitazioni che Elena così abilmente e insomma insieme a me, per quel che ho potuto, abbiamo cercato di sollevare, se ci sono osservazioni o domande. Il microfono è pronto. Allora, io non ho letto né l'Alla Romano né Françoise Sagan, volevo semplicemente sapere questo: come mai le vite di queste due, in maniera del tutto similare, hanno influito sullo scritto, anche se loro, diciamo, dicono di no, quasi crudelmente, diciamo. E soprattutto, se ho capito bene, l'Alla Romano, che ha fatto una vivisezione del figlio, forse non tanto la Sagan, presumo, penso. Ma comunque anche la Sagan, cioè dal personaggio di Cecilia, penso che sia evidentissimo che si noti che sia lei. Seconda cosa, io volevo chiedere, a lei ho dimenticato il nome. Elena Stancarella. Alla Stancarella, Elena Stancarella. Ma lei è contenta di scrivere semplicemente per fare arte, per scrivere, e non per altro, e non per lanciare un messaggio? Alla seconda domanda rispondo con molta semplicità: sì, assolutamente sì. Sono contenta di scrivere per scrivere, perché credo che l'arte si faccia per l'arte, per mettere una cosa bella, per aggiungere una piccola e inutile cosa bella nel mondo. Questo è quello il motivo per cui io scrivo, e non mi interessa assolutamente, anzi, diciamo, se nel caso che mi scappasse un messaggio da qualche parte, avvisate, fatemelo notare, perché sennò sarà mia cura ritirarlo dal mercato. Invece, per quanto riguarda la domanda complicata, più complessa che hai fatto prima, credo che, insomma, come dicevo prima,
quello che penso io è che ogni artista usa appunto la propria vita per raccontare quello che vuole raccontare, persino Philip Dick quando racconta della svastica sul sole, anzi forse soprattutto Philip Dick che racconta della svastica sul sole, parla di se stesso. Questo è, sono assolutamente d'accordo, è inevitabile. Tra l'altro le dico, io mi trovo ad insegnare, ci sono molte persone che seguono il mio laboratorio, quindi mi trovo ad insegnare alle persone che scrivono che cosa succede nel passaggio fra l'autobiografia e la narrazione, diciamo, di invenzione. Che semplicemente questo passaggio è soltanto una presa di consapevolezza, non c'è. No? Le persone dicono, vabbè, ma come faccio a smettere di raccontare di me e come faccio invece a cominciare a raccontare storie di fantasia? Il problema è che noi non smettiamo mai di raccontare noi stessi, altrimenti non avremmo la materia di cui raccontare, nel senso che raccontiamo noi stessi, raccontiamo appunto gli altri intorno, vampirizziamo le persone. E così che nascono le storie. Sa, Cervantes, lo dicevamo l'altra volta nell'altra manifestazione d'Ora Fatale, diceva: i romanzi si scrivono da vecchi perché bisogna aver vissuto. Questa è una cosa di cui convincere il nostro mercato editoriale sarebbe un po' difficile, però è vero, nel senso che è così, dobbiamo avere avuto esperienza per poter raccontare. E comunque tutto ciò che ci è già capitato, c'è un grande scrittore che si chiama, che è anche un cineasta, Hanif Qureshi, che dice: non c'è bisogno di fare la spesa di esperienza, se stiamo attenti tutto quel che abbiamo da raccontare ci è già capitato. E questo vale sempre, compresa la questione del messaggio di cui si parlava, no? Chekhov diceva, no, guai a voi se la letteratura dà risposte, non pone domande, non è letteratura. Probabilmente non d'accordo con quello che invece faceva Tolstoi, quasi contemporaneamente a lui, ma da molto più vecchio, che Chekhov amava e ammirava tantissimo. Però insomma è chiaro che quando la letteratura comincia a voler veicolare un messaggio, cioè assume un'altra funzione, diventa politica, diventa didattica, mentre la letteratura, la pittura, la musica, insomma l'arte in generale, tutte le sue forme, ha come scopo la bellezza, se stessa, e basta, o la verità con la maiuscola, come diceva Morante, no? Che però non è la realtà. Mi interessa molto il discorso sulla scrittura femminile e allora volevo fare una domanda, va oltre le scrittrici di cui si parla oggi, ma perché mi interessava quando lei diceva che questo tipo di scrittura la condividono insieme con le due scrittrici di cui si parla stasera anche altre, a differenza delle scrittrici che ha citato prima, il Samorante e la Maria Ortese, però ce ne sono altre invece il cui stile può assomigliare. E mi interessava sapere quali sono secondo lei queste altre scrittrici. Ma guarda, per esempio secondo me c'è tutta una letteratura considerata letteratura leggera femminile che diciamo ha come maestra Jane Austen, che però poi si incarna in tutta una serie di invece scrittrici considerate minori. Io per esempio ho una grandissima passione per Nancy Mitford, che è una scrittrice appunto considerata quasi una scrittrice cicliste, cioè una scrittrice che scrive storie per signorine, che invece è un genio totale, se tu la leggi capisci che è un genio totale, però racconta storie di donne che si innamorano e poi sposano quello ricco e poi dopo cosa è, tutte cazzate ovviamente, ma dietro c'è una scrittrice che ha una mano pazzesca, capito? E secondo me molta delle, c'è molta letteratura, adesso mi sto pensando, ecco per esempio un'altra così, che a me piace moltissimo, che è un'altra che appunto invece è cosa? Quella degli uccelli di Hitchcock, Rebecca, la prima moglie, per esempio, è un libro, è un romanzo meraviglioso, meraviglioso, da cui è stato tratto un bellissimo, per carità, un bellissimo film, ma è un romanzo meraviglioso. E, adesso, comunque molto spesso secondo me molto spesso la letteratura scritta dalle donne è finita quella che diciamo piace a me in qualche modo, cioè quella che appunto che non c'ha messaggio, che non è mistica, che non vuole insegnare niente, diciamo è finita categorizzata in luoghi che poi l'hanno un pochino fatta scomparire. E, adesso poi io, magari se ci vuoi aggiungere qualcosa mi faccio venire in mente Daphne du Maurier, perché non mi veniva questo Daphne du Maurier, leggetela, è una grandissima, sì.
grandissima. Grazie. Ciao. Ciao. Nulla, a parte la cosa su cui insomma scrivere dei romanzi da vecchio, spero che l'editoria italiana invece resti convinta che si possa pubblicare e scrivere anche da giovane, perché se no. Il problema è che è convinta solo di questo, è preoccupante. Però insomma. Io ti volevo chiedere a Elena Stancanelli due cose sulla maternità. Allora, mentre tu parlavi Antonella della Romano, a me è venuto in mente un altro caso, quello di Sibilla Redamo. Cioè, di cui parleremo. C'è una tradizione evidentemente di scrittrici che, anche qualora hanno fatto dei figli, a un certo punto l'hanno dovuti abbandonare per affermarsi, almeno in Italia. Quindi quell'inconciliabilità con la culla c'è stata. E poi, però, mi è venuta in mente una cosa in particolare mentre parlavate dei libri. C'è un fatto di genere in questi libri, in tutti i libri che avete citato. Si è parlato sempre di madre e figlio, ma la madre e la figlia, che quello secondo me è un rapporto più complesso. Alice Ceresa. Alice Ceresa, ma anche la nostra Elena Ferrante, le Fide Jelinek. Cioè, sono tutte scrittrici che hanno affrontato quel rapporto lì, che è un rapporto, secondo me, molto 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 più complesso. E poi una cosa volevo chiedere alla Stancanelli: perché crede che la mistica della letteratura, in cui in grandi linee mette la Morante, su cui forse non sono completamente d'accordo, abbia però l'obbligo assoluto, un po' religioso, un po' sapienziale, un po' pedante, l'abbiamo capito, insomma, della verità? A me non sembra che la Morante, soprattutto quella... No, io perché della Morante. Ah, della Morante. Sì, è la dichiarazione della Morante che litiga in quel momento con Pasolini e dice che la letteratura non si deve occupare della realtà ma della verità con la V maiuscola, no, nel senso come verità personale che diventa poi verità universale. Questo sì, è perché a me sembra che la mistica di cui parla Stancanelli sia una mistica completamente messa in crisi da Racelli, poi, alla fine, che è un altro libro che starebbe benissimo con la proposta del vostro dibattito, che però è un libro assolutamente religioso, ne converrai con me? No. Vabbè, però appunto come dicevo prima sulla questione del Samorante, appunto si aprono delle cose enormi, diciamo così, e ovviamente sì, la cosa sulla maternità e il femminile ovviamente è prodotto, anzi diciamo quella lì è molto più fertile. Io personalmente ho esordito con un romanzo in cui una figlia ammazza la madre, perché, insomma, è sicuramente terreno molto più, addirittura più fertile di quello tra che è una relazione anfibia, appunto quella tra una madre e un figlio maschio, o appunto un padre e una figlia femmina, insomma, è anche un pochino in qualche modo più fredda, diciamo, meno rovente, diciamo, di quella che c'è tra una madre e una figlia. C'era qualcos'altro? No, vabbè, questa cosa della verità che dicevi a proposito del Samorante, però appunto, ripeto, io ho detto una cosa grossolana per parlare poi di altro, è ovvio che la faccenda è molto più complessa e non si può dire appunto che non si può risolvere la questione del Samorante in due parole. Però io continuo a pensare che gran parte dei suoi libri, direi quasi tutti, tranne per certi versi La Storia, che è un'operazione che lei stessa definisce un'operazione molto diversa all'interno della sua produzione, sono tutti dei romanzi religiosi, appunto quando dico religioso intendo religioso in senso ampio, diciamo. Solo Sibilla Redamo naturalmente sarà oggetto di uno dei prossimi incontri, e la Morante con Araceli l'abbiamo già fatta. Scusi, io volevo soltanto dire questo: cioè lo scrivere per sé, come ha detto lei. Io non ho detto scrivere per sé. No, per sé, cioè per l'arte, per la bellezza. Ma sarebbe una forma anche, no, di scrivere a se stessi e per se stessi, però io penso che sia una comunicazione sempre simulata, cioè una forma di simulazione che uno fa con se stesso, perché in realtà
Io seguo molto Derrida, mi piace molto quello che dice sulla scrittura. Derrida, no? Derrida, sì. Il quale appunto parla della differenza. Mi piace molto, cioè questa idea, questo trasmettere, questa differire, questo dare senso a quello che verrà, che può essere l'altro. Ma soprattutto perché l'altro è noi, se filosoficamente e anche psicanaliticamente parliamo dell'altro, l'altro l'abbiamo dentro. Quindi la comunicazione, così com'è anche per la bellezza, è una forma di simulazione, perché io mi sto lei ora parlare in maniera così di se stessa, penso che quando scriva, fa così, parlerà a un altro più che a se stesso, comunque a se stesso, perché se stesso è anche un altro. No, sono molto d'accordo con questo che dice lei, tanto d'accordo che... Il narcisismo non esiste più. Esatto, tanto d'accordo che appunto invece ritengo che l'idea di poter appunto di immaginare che la letteratura sia qualcos'altro rispetto a se stessa sia un'operazione appunto di vecchio narcisismo in qualche modo. Cioè non credo che appunto immaginare che la letteratura sia letteratura e un romanzo sia un romanzo sia una forma di comunicazione, appunto come diceva lei, di appunto di creazione di una specie di agorà possibile tra chi scrive e chi ascolta. Mentre immaginare che i romanzi, la narrativa, l'arte in generale sia un passaggio di consegna, una testimonianza, insomma, un oggetto simbolico, un oggetto metaforico, qualcosa che comunque sia, è una forma esperienziale, diciamo così, che io passo da te a un altro, questa sì è completamente autistica per quanto mi riguarda. Bene. Possiamo trasferirci a Brindisi. Al bicchiere. Grazie. Allora, grazie.